Sindaco, posto che probabilmente si va verso una soluzione, voi però avete rimarcato la vostra posizione ferma che ribadirete anche questa sera nell'incontro, non si può giocare più sulla pelle dei territori per due problemi che poi sostanzialmente sono distinti rispetto al transito sull'autostrada e poi alla messa in sicurezza dell'intero sistema Gran Sasso. Assolutamente sì, questa è la posizione che porteremo questa sera al Ministero in modo molto chiaro, al di là dell'obiettivo che siamo convinti di raggiungere, di scongiurare la chiusura del traforo, il nostro territorio non può più essere sottoposto a ricatti continui da parte di chi comunque gestisce un'infrastruttura importante, ma anche da parte di tutti i soggetti che sono responsabili di una vicenda che finalmente deve trovare la sua fine, la sua conclusione, che non è ovviamente limitata soltanto alla chiusura del traforo, ma alla messa in sicurezza definitiva del sistema Gran Sasso. Questo chiederemo con forza al Ministero e ai parlamentari, chiederemo di cogliere l'opportunità delle modifiche al decreto sblocca cantieri per creare i presupposti affinché ci sia, oltre ad un commissario, vediamo se è utile o meno, soprattutto le risorse necessarie per mettere in sicurezza l'acquifero, è una procedura, un percorso che rispetti definitivamente, che chiuda definitivamente una vicenda che anche e soprattutto per responsabilità della politica, di una politica assente, ancora oggi è aperta. Noi ribadiamo che la chiusura del traforo è una eventualità inaccettabile, che ci sono responsabilità precise in capo tanto al Ministero delle Infrastrutture quanto a Strada dei Parchi e che le popolazioni delle aree interne non possono essere utilizzate come scudi umani in questo braccio di ferro che si consuma ormai da anni. È il governo che deve mettere in sicurezza però l'intero sistema Gran Sasso? Beh, lo scrive il Ministero delle Infrastrutture, non lo dico io, e quindi è il governo che deve individuare lo strumento più utile, commissario o non commissario, deve decidere il governo individuando risorse, poteri e personale a disposizione, altrimenti sarebbe inutile nominare un commissario soltanto magari per andare incontro alle richieste di Strada dei Parchi che ha chiesto di essere manlevata da questa responsabilità.